Ecco, vedete adesso che gelatina esce fuori? Vedete che sensazioni? Questa è la bamia. Questa del pomodoro all'inizio alla fine è una caratteristica dei pomodori turchi. Ci mettono proprio queste cosine. Fammi vedere, fammi Vedi vedere. la fetta di pomodoro? Certo. Io preferisco quando trovo la bamia in vaso di vetro perché è molto più igienico. Allora, uno, due e tre. Allora, tu a questo punto ci metti. Questa è la dose per 3 persone. No, sì, due o tre persone, sì. 2-3 persone. Eh sì, perché vedi come viene. Tu considera che se devi, invece, c'hai una bamia, facciamo ipotesi che la devi fresca dal mercato, gli devi fare così, così, e già basterebbe, puoi tagliarla in due e va bene uguale. Quindi solo sul fresco fai questo qua. Certo, questo qui è già cotto, cosa fai? Ma perché lo fai solo, lo fai, tagli la testa e la fine? Perché sembra che in quel modo facevano così gli antichi. Ok, Io non c'ho ok. un motivo. Secondo me è perché così libera tutta quella gelatina in maniera migliore. Perché sembra come se fosse chiusa. Allora, adesso diamo una mescolata e lasciamolo stare qua. Vedi come si presenta adesso? Adesso uno ogni tanto va a controllare lo stato delle patate con la forchettina. Verifica lo stato. Possiamo accontentarci.